Ciao amici, ciao amiche, benvenuti e benvenute in questo nuovo video profumato. Sì, perché oggi parleremo di nuovo di profumi low cost. Alla mia collezione si sono aggiunte delle new entry assurde di cui vi voglio assolutamente parlare, ma oltre a questo vi parlerò molto brevemente anche di alcune nuove fragranze arabe di cui ho i campioncini, perché ho di nuovo dei campioncini di profumi arabi, ci sono un po' di nuove uscite e vi voglio parlare in particolare di due nuove uscite, anche perché su Instagram in DM mi è stato chiesto da alcune di voi. Sul canale, qui sul mio canale, non parlo tanto di profumi. Ci avrò dedicato forse 3-4 video in totale, però quando abbiamo realizzato l'ultimo video in cui vi ho parlato dei miei profumi low cost, di alcuni dei miei profumi low cost, sinceramente non me l'aspettavo, ma quel video vi è piaciuto veramente tantissimo, tant'è che sia sotto quel video sia in privato su Instagram ho ricevuto veramente decine e decine di richieste per continuare a fare video in cui parlo dei miei profumi low cost, dei miei nuovi acquisti. Per quanto riguarda i profumi, io parlo solo di profumi low cost perché ho già spiegato in passato come la penso per quanto riguarda i profumi. Il 98% della mia collezione di profumi sono profumi low cost. Fra questi ci sono ovviamente, perché io cerco sempre quelli, dei profumi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ogni tanto ne acquisto di diversi, certo vado a periodi perché ci sono periodi, mesi in cui non faccio acquisti per quanto riguarda i profumi e mesi come gli ultimi 4-5 in cui mi sto dando veramente tanto da fare, mi sta piacendo scoprire nuovi profumi, cercare nuovi profumi. Infatti nell'ultimo video realizzato sul canale vi ho parlato appunto dei miei ultimi acquisti, magari se vi siete perso il video ve lo lascio giù nell'info box alla fine di questo video. Vi ho parlato dei miei nuovi profumi arabi che mi hanno fatto impazzire e anche di alcuni profumi di Zara, quindi se vi interessa l'argomento vi lascio il video in giro. Oggi però, siccome mi è stato, ripeto, chiesto di scovare dei nuovi profumi low cost che abbiano un ottimo rapporto qualità-prezzo, ovviamente da buon segugio, sempre per il nostro motto che è profumare tanto e spendere poco, mi sono messa alla ricerca di profumi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E quindi qual è la mia fonte principale di ricerca quando devo andare a scovare dei profumi con un ottimo rapporto qualità-prezzo? Perché per me un profumo low cost con un ottimo rapporto qualità-prezzo prezzo deve costare massimo 35-40 euro. Infatti i profumi che ho io in collezione, quelli che mi danno maggior soddisfazione, sono dei profumi da 100 ml solitamente, che costano dai 20 ai 30 euro. E quindi appunto, per soddisfare le vostre richieste, mi sono messa alla ricerca di nuovi profumi di cui parlarvi. Non è stato difficile scovare questi profumi perché comunque sono dei profumi viralissimi su TikTok, quando comunque dei prodotti generalmente sono virali, qualche fondo di verità c'è, perché comunque sono evidentemente sono prodotti che piacciono e quindi poi una persona ne parla, quell'altra persona ne parla, poi c'è un passaparola, poi la notizia si diffonde, sempre più gente prova quel prodotto, soddisfatta, entusiasta e quindi è così che solitamente un prodotto diventa virale. Certo, ovviamente i gusti sono gusti, l'esperienza è sempre personale, ma quando dei prodotti sono virali, un fondo di verità e di fondatezza c'è sempre. Ma prima di parlarvi di questi profumi, apriamo una piccolissima parentesi per parlarvi di quei due nuovi profumi arabi di cui mi avete chiesto informazioni, di cui mi avete chiesto che cosa ne pensassi. Io dico sempre che l'esperienza con un profumo è molto personale e le opinioni possono essere diverse, però ascoltare più opinioni su un profumo aiuta a farsi meglio un'idea, e ve lo dice una che guarda veramente tantissime recensioni quando devo acquistare un profumo e riesco a farmi un'idea più o meno. Soprattutto quando devo fare dei blind buy, degli acquisti al buio, quando appunto acquisto su internet e non conosco il profumo ma soltanto le note, ascoltare e guardare più recensioni mi aiuta a farmi un'idea, però sempre tenendo conto che il gusto è personale. Quindi, fatta questa premessa, io ho fra le mie mani dei campioncini di profumi arabi. Alcuni di questi sono nuovi e appunto, come vi dicevo, questi campioncini di questi profumi arabi si possono trovare sul sito Violet Beauty Secret, che è un sito dal quale io periodicamente sto acquistando perché mi aiuta veramente tantissimo a decidere se fare un acquisto o meno, e soprattutto mi ha aiutato tanto ad evitare degli acquisti al buio,
perché provando la fragranza su pelle ho avuto l'opportunità di risparmiarmi degli acquisti che avrei fatto senza conoscere il profumo ma soltanto le note, e meno male perché me ne sono risparmiati un bel po'. Quindi appunto vi dicevo che per quanto riguarda le nuove uscite dei profumi arabi ce ne sono state due. Una in particolare che mi ha colpito e sto pensando di acquistarlo quel profumo, e quindi appunto ve ne voglio parlare perché essendo io un amante del cocco, della nota del cocco nei profumi, o comunque del cocco in generale, sia da mangiare che da spiaccicarsi addosso, quando ho sentito questo profumo ho sentito questo cocco bello pronunciato e la persistenza anche mi è piaciuta tantissimo, e quindi non lo so se lo acquisterò. Magari partiamo da lui. Chi conosce il mondo dei profumi arabi, alcune di voi l'avranno scoperto grazie a me, grazie al video che abbiamo realizzato, perché vi ho parlato benissimo di uno dei miei profumi, di quello che è diventato uno dei miei profumi preferiti al cocco, ma comunque in assoluto della mia collezione, che tantissime di voi hanno acquistato e mi scrivete ancora entusiaste ringraziandomi di avervelo fatto scoprire, di avervi fatto scoprire i profumi arabi, perché i profumi arabi sono dei profumi che costano poco, performano tanto, hanno delle boccette bellissime, riescono a mantenersi su un range di prezzo veramente bassissimo in relazione sia alla qualità dei profumi sia alla tipologia di profumi che anche al packaging, a come e quanto sono ricercati i packaging, le scatoline esterne di questi profumi. Quindi io comunque è da un po' che ci sto dentro al mondo dei profumi arabi e appunto ne ho alcuni, ma sicuramente la mia collezione si estenderà col tempo, e non lo so se si estenderà col tempo anche, anche con lui, perché vi parlo appunto del profumo, di uno dei nuovi profumi di Lattafa, che è la casa profumiera araba di cui ho praticamente quasi tutti i profumi arabi nella mia collezione. Questa è una nuova uscita di Lattafa, si chiama La African Jummer, fa parte della collezione Pride di Lattafa, sono dei profumi che costicchiano leggermente di più rispetto al solito, perché di solito profumi arabi, profumi Lattafa costano dai 16-17 fino ai 30-35 massimo, questo 100 ml viene 38-40, dipende, però, allora... Io sono fortemente orientata ad acquistare la full size di questo profumo, perché quando l'ho spruzzato su pelle, nella sua totalità questo profumo mi ha inebriato. Io ve lo ripeto, non sono un'esperta di profumi, non li so descrivere appieno, cerco di trasmettervi a parole con il mio vocabolario quello che un profumo mi trasmette, perché poi alla fine noi mettiamo addosso un profumo anche per sentirci meglio, anche per rilassarci. Io con i profumi mi rilasso tantissimo, mi danno quel senso di comfort, quel senso di pace, cioè mi rilassano. A me sentire un profumo che mi piace, sentirlo sempre addosso, mi dà un senso di pace ineguagliabile. Ecco perché ci sono dei periodi in cui mi fisso un po' di più con i profumi, perché forse ho bisogno in quel periodo un po' di più di rilassarmi con le fragranze, e ne voglio provare più di qualcuna perché appunto è una cosa che mi fa stare bene. Quindi non lo so, forse in futuro realizzeremo più video sui profumi low cost, non lo so. In ogni caso penso di creare una playlist su YouTube in cui ci inserirò tutti i video sui profumi low cost, sottolineo, perché qui difficilmente vedrete un profumo da 100, 200, 300 euro, cioè se io devo acquistare un profumo voglio spendere poco e profumare tanto, ve lo dico proprio, perché appunto se un profumo mi piace lo voglio spruzzare sempre e non mi voglio sentire in colpa, perché appunto è una cosa che mi succede, cioè mi hanno regalato dei profumi che costano, mi dispiaceva metterli spesso, e quindi è successo appunto che a volte dei profumi mi siano durati anni, perché nella mia testa dicevo madonna mi dispiace sprecarlo, e rimanda oggi, rimanda domani, li mettevo davvero pochissime volte, e quindi non lo so, io ho questo concetto dei profumi, voglio spendere poco quando voglio profumare, e appunto quando ho spruzzato su pelle questo profumo qui di Lattafa, questo nuovo profumo di Lattafa, mi sono innamorata, è stato un colpo di fulmine, non pensavo, perché comunque anche vedendo le note, non lo so, sì, vedevo questa nota del cocco, però vedevo anche tutto il resto della piramide, mi sembrava un profumo da sentire,
Grazie al sito Violet Beauty Secret ho avuto l'opportunità di sentirlo, perché se io questo non l'avessi provato con il campioncino non l'avrei acquistato. Adesso invece sono fortemente orientata all'acquisto, perché questo profumo mi trasmette tranquillità, mi trasmette pace, mi trasporta all'estate, mi trasporta al benessere, mi fa sentire bene. Il packaging è veramente molto carino, rettangolare, con questo tappo a mezzaluna dorato. E quanto dura questo profumo per essere nuovo? Perché comunque i profumi arabi, rispetto agli altri profumi, più passa il tempo più migliorano. Più migliora la fragranza, migliora anche la persistenza. Devono macerare, così si dice. E appunto questo qui, nonostante sia nuovo, ha una persistenza di ore e ore su pelle. Ecco, questo è un altro dei motivi per cui io sono fortemente orientata all'acquisto. Per quanto riguarda la descrizione di questo profumo, che al momento sul sito Oriental Dream viene 38,90, quindi comunque come prezzo ci siamo, perché è un 100 ml, uno de Parfum, è buonissimo. Allora, qui dice: la African Drummer di Lattafa Pride è una fragranza unisex che cattura l'essenza vibrante dell'Africa in una sinfonia olfattiva irresistibile. Appartenente alla famiglia dei fiori di fruttati, questa fragranza incarna l'energia travolgente e la vitalità del continente africano. Per quanto riguarda le note di questo profumo, sono cocco e bergamotto in testa, quindi abbiamo questa apertura agrumata e fruttata. Il cocco si sente, io mi sono innamorata principalmente per la presenza del cocco, che appunto si sente per tutta la fragranza. Come note di cuore abbiamo gelsomino, fiori d'arancio, ylang ylang, e come note di fondo ambroxan, muschio e vaniglia, che danno profondità e persistenza alla fragranza. È veramente buonissimo, quindi se lo acquisterò vi aggiornerò. E adesso parliamo brevemente di una richiesta che mi è stata fatta da alcune di voi. Alcune di voi mi hanno chiesto di parlarvi di questa nuova uscita di Lattafa, perché comunque non pensavo che dall'altra parte ci fosse più di qualcuno interessato che già conoscesse il mondo dei profumi arabi. Cioè, siete veramente un bel po', e siamo, anzi, perché comunque anch'io mi ci metto dentro. E mi è stato chiesto: Ana, che cosa ne pensi della nuova uscita Teriak? Che cosa ne pensi? Penso che era il momento di parlarvene, infatti ho il campioncino qui fra le mie mani, perché c'è tanto interesse per questa fragranza di Lattafa, perché il naso profumiere di questa fragranza qui è Quentin Bish, che è uno dei nasi profumieri più famosi al mondo, che ha collaborato con grandi case. La curiosità che è venuta fuori è dovuta al fatto che è la prima volta che un naso profumiere così famoso collaborasse con una casa profumiera del Medio Oriente. Lattafa comunque realizza dei profumi, diciamolo, low cost, perché comunque i profumi di Lattafa vanno dai 20 ai 50 e questa fragranza appunto viene sui 50 euro, ma è già sold out dappertutto da diverse settimane. Su TikTok ci sono veramente tantissimi video che parlano di questa fragranza, ne ho visti veramente tantissimi, soprattutto stranieri, alcuni lo amano, alcuni sono rimasti un po' delusi. Oggi vi dico la mia, tanto per cominciare: la bellezza del packaging, la bellezza del flacone, la ricercatezza del flacone. Cioè, la Lattafa realizza dei flaconi, dei packaging stupendi, con i toni del rosa cipria, sul tappo c'è un serpente dorato. Per quanto riguarda la fragranza, questa viene proposta come una fragranza femminile, di cui adesso vi leggo le note e poi vi dico che cosa ne penso io. Ha una piramide bella complessa, note di apertura caramello, mandorla amara, albicocca e peperosa, note centrali miele, rabarbaro, fiori bianchi e rosa, note di base, quindi note di fondo, vaniglia, cuoio, muschio, vetiver e labdano o labdano, non so come si pronunci. Viene presentata come una fragranza dolce e cuoiata. Allora, per quanto riguarda la persistenza, vi posso dire che è persistentissimo. A me su pelle, è durato 8-9 ore, lo sentivo abbastanza, è veramente tanto persistente questo profumo, ma pur essendo una fragranza dolcina, non incontra i miei gusti, non mi è piaciuta tanto, cioè mi è piaciuta soltanto nel dry down, quindi quando sono rimaste le note di fondo, quando il profumo si è assestato, perché per tutto il resto, quindi da quando l'ho spruzzato fino al dry down, questa fragranza non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché, sebbene sia comunque una fragranza dolce, perché è una fragranza dolce, la trovo per i miei gusti un dolce un po' pungente.
Ora, al di là delle note, è una fragranza dolce ma molto particolare. Quindi, se siete dall'altra parte, state pensando di acquistare Teriyaq in blind buy, quindi alla cieca, vi consiglio di non farlo. Magari prendete il campioncino sul sito Violet Beauty Secret, prendete qualche campioncino, infilateci anche questo, perché è una fragranza che va sentita, potrebbe non piacere, però dice una che ama le fragranze dolci, ma questa non lega proprio con me, con la mia pelle, con i miei gusti. Ripeto, mi piace soltanto nel dry down, quando proprio rimangono le note di fondo, il profumo si assesta. Mi piace un pochino, ma non tanto da dire ok, lo compro. Amici e amiche, questo è quanto. Vi ho detto molto brevemente la mia per quanto riguarda Teriyaq, questo profumo super chiacchierato in questi mesi. È uscito, se non mi sbaglio, a gennaio o febbraio, non mi ricordo, quindi veramente da pochissimo, ma ripeto, sold out comunque. Adesso invece, amici e amiche, non parliamo di profumi arabi, ma parliamo di profumi di casa nostra. Parliamo di profumi italiani, parliamo di profumi low cost, parliamo di profumi che sono stata una vera e propria scoperta. Ricordate quando vi ho detto che questi profumi, all'inizio video, questi profumi sono viralissimi su TikTok e che comunque quella viralità doveva essere giustificata in qualche modo? Ebbene, vi faccio vedere le scatoline. Vi faccio vedere le scatoline e sono queste qui. Ho fra le mie mani tre scatoline di tre profumi. Variale profumi. Allora, la profumeria Variale è una profumeria di Napoli molto famosa, una delle profumerie più famose di Napoli, che da ovviamente rivende anche profumi designer, diverse tipologie di profumi, ma da un paio d'anni hanno deciso di produrre dei loro profumi. Da diversi mesi, molti mesi, che vedo questi profumi su TikTok, li vedo ovunque. Siccome volevo scovare dei profumi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ho deciso di provare questi e di farvi sapere la mia. Allora, ne ho tre di fronte a me, ma ce ne sono veramente tantissimi altri. Infatti sul sito ho potuto scaricare la tabella, perché loro hanno sia degli equivalenti di profumi di nicchia, sia profumi di loro creazione. E qui in sovraimpressione vi lascio la tabella delle corrispondenze, così se volete fare lo screenshot, oppure vi lascio giù nell'info box il link ai profumi, il link del sito, vi potete scaricare questa lista qui per vedere le corrispondenze se state cercando un equivalente oppure un profumo. Ho voluto provare il loro best seller, che è questo, che si chiama Ibiza, che nella tabella, non lo so se l'avete già visto, dice che è un equivalente di biancolatte, ma in realtà non è propriamente così e adesso vi spiego. Ho detto, voglio prendere il loro best seller, ne voglio prendere uno fruttato e ne voglio prendere uno che sa di pulito, perché è da una vita che io sto cercando una fragranza persistente che sappia di pulito e che non svanisca dopo 10 minuti, cosa difficilissima. E quindi appunto ho preso Ibiza, Tahiti e Formentera. Sarebbero tutti e tre unisex, quindi vanno bene sia su uomo che su donna. Sulle scatole c'è scritto Eau de Parfum Intense. Significa che sono degli Eau de Parfum potenziati, perché hanno una percentuale di essenza all'interno che è più elevata rispetto a Eau de Parfum. Infatti qui dentro abbiamo, nei profumi Variale, abbiamo il 30% di percentuale di essenza. Sarà questo il motivo per cui sono così virali? Sicuramente questo, unito al fatto che hanno, ripeto, un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché qui noi abbiamo delle boccette stupende con profumi da 100 ml, sono degli Eau de Parfum Intense da 100 ml che costano 30 euro. Partiamo dal loro best seller, che è lui, il profumo più venduto su questo sito, quello più virale su TikTok. Appunto, questo è stato il primo che mi usciva su TikTok quando appunto nella home mi uscivano i video consigliati, insomma quelli che TikTok sceglieva per me. Dicono essere un dupe di biancolatte, infatti sulla tabella delle corrispondenze c'è scritto che è dupe di biancolatte, però vi posso dire che, sebbene lo ricordi vagamente, questo ha una sua piramide, ha una sua profumazione. Secondo me è diverso da biancolatte, perché ripeto, io ce l'ho un altro dupe che è molto simile all'originale, perché l'originale l'ho sentito in negozio, e questo profumo, sebbene lo ricordi vagamente, è sempre un gourmand estivo. Questo è un gourmand estivo, mentre biancolatte è un gourmand invernale, perché è prettamente invernale. Questo secondo me
e un bianco latte estivo, ma anche delle note diverse, delle note olfattive diverse dal bianco latte originale. Ibiza, note di testa, latte di cocco e mandarino, note di cuore, caramello, fiori bianchi e gelsomino, note di fondo, vaniglia, fava tonka, legno di cedro, muschio d'albero e ambra. Questo profumo sa di cocco e di biscotto. Un profumo buonissimo. Il loro best seller è quello più virale, un motivo c'è. Lo vedo perfetto in estate per tutti i giorni. Adesso passiamo invece a Tahiti. Un profumo fruttato buonissimo, questo è unisex. Anche se sulla tabella c'è scritto profumo di nostra ispirazione, in realtà questo è un equivalente del profumo Erba Pura di Sergioff, perché ha le stesse identiche note. Abbiamo come note di testa arancia di Sicilia, bergamotto di Calabria, limone di Sicilia, come note di cuore note dolci, note fruttate, come note di fondo muschio bianco, vaniglia del Madagascar e ambra. Io questo lo vedo perfetto in estate, anche questo lo vedo perfetto in estate. Se state cercando una fragranza che non sia la solita fragranza di cocco, di dolce, perché magari mi rendo conto che non a tutti piace il cocco, ecco, questa è una buonissima alternativa. Qui abbiamo frutta, qui abbiamo una frutta succosissima, profumo veramente molto buono anche nel dry down, veramente molto particolare. Adesso bellezze, veniamo all'ultimo profumo e anche a quello che mi ha colpito di più e di cui sono diventata letteralmente ossessionata, sia per quanto riguarda la fragranza sia per quanto riguarda la persistenza. Vi dico soltanto che io questo lo metto la mattina, la sera ancora lo sento su pelle. È scattato il colpo di fulmine con questa fragranza, perché tra l'altro, come vi ho detto anche prima, non è facile trovare dei profumi low cost che sappiano di pulito e durino anche. È una cosa veramente difficilissima. Io non sono soltanto un amante dei gourmand, sono anche appunto un amante dei fioriti fruttati e sono anche un amante dei profumi che sanno di pulito. Ne ho provati diversi, perché comunque il concetto di pulito anche lì è soggettivo, però a me piace il pulito che sa di talco, mi piacciono i puliti talcati. Stavo cercando da tempo una fragranza che durasse e che sapesse di pulito, di borotalco, di buono, di pulito e di buono. L'ossessione è lui, si chiama Formentera di Variale Profumi, anche questo profumo unisex è quello che sto spruzzando più spesso, perché come vi dicevo sono diventata ossessionata da questo profumo. Vi dico soltanto che un giorno l'ho spruzzato, sono andata a fare la spesa, mi hanno fermato tre persone nel giro di un'ora, mi hanno fermato tre persone per chiedermi che profumo avessi. Avevo lui. Oltre ad essere un profumo bellissimo non soltanto per me, è anche molto complimentato, ho ricevuto veramente tantissimi complimenti. A me questo capita di spruzzarlo anche quando sono a casa. Ecco, questa è una di quelle fragranze che ti dura tutto il giorno, ti rilassa, ti fa sentire bene, è un profumo buonissimo. E questo profumo di che cosa sa? Sa di pulito e di talco. Giù nell'info box vi lascio il link ai profumi. Le note di testa sono cassis, limone, bergamotto, scorza di arancio. Note di cuore, incenso, geranio, zenzero, garofano, peperose e gelsomino. No, fidatevi. Note di fondo, talco, vetiver, sandalo, vaniglia, fava tonka e ambra. Qui tu non avverti assolutamente le note di cuore, quindi incenso, geranio, zenzero, garofano, pepero. No, tu qui senti talco, pulito, ambra e vaniglia, ma più talco. Qui senti talco, ambra e vaniglia. Non è un profumo dolce, assolutamente. La vaniglia lo rende soltanto un po' più coccoloso nel dry down, però vi posso assicurare che questa fragranza sa di talco e ambra. È super complimentato, quindi se state cercando un profumo diverso dal solito, Antonio l'ha sentito, me lo vuole rubare, ma io lo nascondo, assolutamente, questo non si tocca, questo è mio, non si tocca, sono gelosissima di questo profumo, poi ho un 100 ml, ho The Parfum Intense, questo dura tutto il giorno, ma questo è quello che mi ha fatto scattare il colpo di fulmine proprio, anche se gli altri due sono ottimi, ma con questo è scattato l'amore proprio, e soprattutto questo è un profumo passepartout, che va bene tutto l'anno, per tutte le occasioni, di giorno, di sera, per l'ufficio, inverno, autunno, primavera, estate, questo va bene sempre, è un profumo buonissimo. Io sopra mi sono messo Ibiza, ma mi metto anche questo
perché ancora oggi non l'avevo fatto, l'ho messo ieri tutto il giorno, sentivo questo profumo buonissimo e mi pare che sul sito di Variale ci siano anche i campioncini se si vuole provare la fragranza. Quindi amici e amiche, questo era l'ultimo profumo del video, questo è quanto, fatemi sapere sotto nei commenti se conoscevate le nuove uscite di Lattafa, quelle che vi ho fatto vedere all'inizio video, e se conoscete o avete già i profumi Variale, perché comunque sono molto conosciuti in Italia, loro hanno anche dei rivenditori, cioè ci sono delle profumerie sparse per tutta Italia che rivendono Variale, quindi fatemi sapere se avete i profumi Variale, quale avete. Come sempre aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, io vi ringrazio per essere stati ed essere state con me, spero che il video vi sia piaciuto, vi saluto, vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video.